Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Io mi chiamo Eve e oggi mi sento molto femme fatale. No, a parte gli scherzi, anche stupidi direi, sono qui per parlarvi della Naked dopo circa un mesetto che la sto usando. Avevo già registrato io questa recensione, ma durava 30 minuti. Adesso ho sotto controllo il timer, cerco di stringere ed essere concisa. Vorrei farvi vedere quanto mi sono cresciuti i capelli. Queste extension, mi sono ricordata di averle da qualche anno, ferme in un armadio. Elvira fa sempre queste cose. E le ho volute provare per sentire anche come mi stavano. Tipo, mi è partita una molletta adesso. No, dai, sono sintetiche. Io le ho lavate, gli ho messo il Bioficina Toscana come balsamo. Però, secondo me, devo. Non so, sono sintetiche, l'ho già detto. Devo, come vedete, rifare i boccoli. Sperando di non bruciarle. Sulla confezione c'è scritto che si può fare, vediamo. Comunque, come colore mi sembra che ci siamo. Potrei farle lisce, però secondo me l'ondulato sotto si confonde di più. Vabbè, comunque i miei sono qua, non è che allungo tantissimo, però non so, mi sentivo molto vamp. Bene, sono qui per parlarvi della Naked. Scusate le mie unghie disastrate, però questa me la sono completamente spaccata, mi fa male boia e le altre le rifarò appena che oggi io facevo le unghie, registravo il video, siccome manco da un botto di tempo, ho deciso di fare il video. Allora, Naked si chiama, c'è chi dice Naked 1, però è Naked. Ovviamente questi sono i colori, vabbè, che ve lo dico a fa, sono sempre quelli, li avete visti e rivisti. Inutile che vi faccio lo swatch, perché insomma è questo, lo specchietto è questo. Come al solito c'è all'interno il suo pennellino. Piatto da questa parte e sfumino dall'altra, metto la mano così si vede meglio. E fa molto YouTuber figa. Impressioni. Allora, partiamo dal fatto che avevo grosse aspettative perché per circa 50 euro, 48, quello che l'ho pagato con le spese di spedizione e tutto, io sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Uno, per le recensioni che ho visto, perché sinceramente sembrava insomma che questi ombretti, come li toccavi, erano super pigmentati e quant'altro. Allora, cerco di essere più concisa possibile, nel senso che voglio toccare più punti. È una palettina buona, non ottima. La trovo molto polverosa e non mi piace per niente questa cosa, perché da una palettina di questi soldini io mi aspetto che non siano polverosi. Seconda cosa, molti colori secondo me sono poco scriventi. I colori più scuri ovviamente sono più pigmentati, ma insomma anche una palettina di 2 euro il nero di solito scrive. Il chiaro ha iniziato a scrivere dopo un bel po', cioè sul dito. Aspettate, sul dito in realtà scrive. Io lo metto sulla palpebra, vabbè, adesso ho sotto l'altro e quindi si vede, però sulla palpebra tende un po' a perdersi. Sarà che è polveroso, comunque su questo trucco non è naked, sarà che è polveroso, sarà quello che vuoi, però non... alcuni secondo me, cioè rispetto a come li si vede come colori, no? Per esempio, proviamo... Questo è smog, cioè questi brillanti mi piacciono molto.
vedete. Poi però, presi col pennellino, strano che sono un po' polverosi, perdono un po' di scrivenza. E la cosa che più di tutto mi dà fastidio è assolutamente la polverosità. Perché comunque lasciano tanto i residui sotto. Cioè, a parte, vabbè, Sidecar che lascia il mondo sotto, questo qua, che non so se si vede, ma è brillantinato, no? E lascia veramente il mondo. Mi dispiace, però quando... Cioè, il colore è molto bello. Che è questo tra rosa e marrone, mi piace molto anche da solo sulla palpebra, però lascia i brillantini e cadono sulla palpebra. Oltretutto, sì, sono fastidiosi i brillantini da rimuovere. Dico che una volta applicati hanno un'ottima resistenza. Io non metto il primer perché per scelta, e comunque dura il trucco, ma qualsiasi trucco a me dura senza primer. Per 48 euro. Sinceramente, io un pensierino ce lo farei. Non so se riuscirei a consigliarlo ad una ragazza, sinceramente, di spendere 48 euro su una palette. Perché, secondo me, 48 euro di una palette, dovrebbe dare quantomeno maggiore qualità, non che siano, però ragazzi, cioè, che siano polverosi, si vede, guardate sto colore, cioè sono proprio polverosi. Quando li applichi, io ho un Ready With Me e ve lo metterò, e vedete anche che alcuni perdono proprio la loro scrivenza applicati, poi soprattutto col pennello. Tipo Toast, che è questo qua, perde tantissimo la scrivenza, cioè qui mi sembra quasi scuro. Poi qua adesso che ne ho prelevato tanto di prodotto, no? Vedete? Adesso il pennello è anche sporco, però non è che abbia tutta sta scrivenza, cioè. Non so, avevo delle aspettative molto più alte. Sono curiosa di provare le palette del sito Makilayan e Revolution, credo si chiamino, che sono praticamente le dupe. Ci sono, ha fatto anche tra le altre cose le dupe delle tre Naked, non so se delle Basic, forse no, dell'Electric, della Urban Decay. Sarei curiosa di provarle per provare proprio la differenza. Quindi probabilmente, se le mie finanze me lo permetteranno e la comprerò, vi farò prendo la 1 uguale a questa, così le compariamo. E magari farò un trucco dove metà mi trucco con una e metà con l'altra e vediamo la differenza. Quella costa 5 euro, questa ne costa 48. Mi ha deluso e non la uso adesso tutti i giorni, proprio perché io mi aspettavo, passo il dito, pum, bello, perfetto, omogeneo. In realtà va lavorato l'ombretto, perché uno è polveroso, quindi non si stende sempre, o almeno alcuni colori non si stendono uniformemente. I miei preferiti, devo dire la verità, sono questo dorato, questo qua, quello, questi due che sono gli opachi che uso nella piega dell'occhio per dare profondità. E oddio, il bianco qua non lo adoro. Mi piacciono molto gli ultimi, quelli scuri. Il nero, sì. Il nero con quei brillantini, sinceramente, siccome tendono a cadere sotto, l'avrei preferito opaco, sinceramente. Perché sì, non è che poi si veda tutta questa brillantezza.
mi piace molto, e ho usato spesso il Dark Horse, questo qua. La mia delusione parte dalle recensioni che ho visto. Probabilmente se l'avessi comprata senza aver visto le recensioni, senza essermi immaginata questa super palette che a tutti i costi bisognava avere, probabilmente sarei rimasta un po' meno delusa, avrei forse notato meno i difetti, ma siccome sul tubo girano recensioni delle naked di ogni genere e soprattutto i canali più grandi l'hanno sponsorizzata con grande enfasi, io ero partita con una idea di palette che quasi potesse truccarmi da sola, diciamo, un concetto estremo per farvi capire le mie aspettative. In realtà, quando ho visto che comunque non notavo quantomeno tutta questa differenza rispetto ad altri ombretti, e invece secondo me dovevo notarla. Il dubbio, sinceramente, che mi è venuto e non so se sia fondato o meno, è che comunque un conto è quando le palette ti vengono inviate gratuitamente. È più facile fare una recensione positiva, nel senso che i soldi non li hai sborsati tu e quindi ti pesa meno aver speso 48 euro, no? E da non averli a spesi, dici, beh, non è male, buona pigmentazione, cioè è più facile dare una recensione positiva. Invece, comprando e sinceramente facendo anche sacrifici, perché comunque io una palette che costa così tanto non ce l'ho tra i miei trucchi, ecco. Quando mi è arrivata, io il giorno dopo avevo tutta questa enfasi di provarla perché, secondo me, insomma, doveva essere con dei colori molto, non sgargianti, molto pigmentati, ma cioè che dessero molto l'effetto metallizzato, perché quelli metallizzati pensavo che con una passata si vedesse bene il colore. In realtà vanno ripassati tanto quanto magari altri colori. La mia recensione non è negativa, io la definisco negativa per il prezzo. Sinceramente, se posso, se avrò comunque la possibilità di comprare la dupe e provarla, se posso consigliarvi un'alternativa economica, sinceramente, mi farebbe più piacere, perché io non so se sia cambiata per caso la formulazione, perché magari rispetto a quelle di anni fa, da adesso, che ne so, magari sono cambiate gli stabilimenti dove la fanno, non lo so questo. Perché per esempio a me non è uscito il primer in boccettina come una volta usciva, mi sono usciti dei campioncini sul cartone, dei quattro primer, tipo il matte o altri, adesso non mi ricordo quello illuminante, che non ho provato. Quindi non so se sia cambiata magari rispetto a quello che ho visto io. Diciamo che, ripeto, per le recensioni che avevo visto mi sembrava una cosa straordinaria, che in realtà straordinaria non è. Posso dire comoda, vabbè, a parte sto vellutino che vabbè, con una passata di spugna si pulisce. È comoda perché vado in viaggio, mi porto solo questa e non porto 3.000 altri trucchi, trucchetti, ombretti singoli, mi porto solo questa. È comodo il packaging, è comodo che ci sta il pennellino dentro, è comodo che magari vuoi togliere il pennellino da qua, ti metti la matita, metti solo questo in borsa se ti serve un ritocco, o alla sera vuoi intensificare perché sei via tutto il giorno. Cioè, questo concetto di palette così compatta e con colori di questo genere va premiato, ecco, quest'idea. Per tutto il resto non ho visto grandissimi benefici, quantomeno probabilmente c'è un po' l'influenza che siano buoni prodotti, e quindi quando li usi magari dici wow che colore. Io poi in realtà scovando nei miei cassetti avevo tipo mini palettine di Deborah che erano
pigmentate tanto quanto queste. Quindi ecco, se dovessi, soprattutto alle ragazzine, ragazze che magari non lavorano, dire prima di fare questo acquisto, pensateci, non è nulla di che. Io l'ho presa per curiosità e perché vedevo queste recensioni. Col senno di poi, boh, forse la ricomprerei perché comunque la curiosità era tanta, perché comunque è comoda da portare per la compattezza, perché ho i colori che più uso tutti insieme. Però, insomma, niente di che, ecco, niente che wow, cioè, no, a me ha lasciato abbastanza così, quasi delusa perché avevo grosse aspettative. Ripeto, è facile secondo me fare recensioni che tendono più ad essere positive, non che siano fasulle, alcune secondo me sì, perché alcune. Cioè, per come secondo me va il mondo della pubblicità, pubblicità è vero che è qualsiasi se mi parli bene o se mi parli male, però è ovvio che un'azienda predilige che se ne parli bene del suo prodotto, quindi probabilmente YouTuber collegate molto a questa azienda che comunque vedi che poi usano sempre magari i prodotti loro, che la recensione è un po' falsata. Probabilmente lo farei anch'io, nel senso, siccome ti arrivano sempre prodotti, vuoi continuare magari la collaborazione, magari invece di dire mi ha deluso, avrei detto bello, bel prodotto, unica cosa la polverosità, per dire. Invece, avendoceli spesi io sti soldi, a me ha deluso in questo senso. Se mi fosse stata inviata gratuita, probabilmente la recensione mia sarebbe stata leggermente diversa, nel senso, vabbè, mi è arrivata gratis, posso dire che sono un po' polverosi, però ti potrei pure dire col pennello passi sotto e vanno via. Ok? Però avendoci speso 50 euro, io il pennello sotto qua per i residui non ce lo voglio mettere. È chiaro il concetto. A questo proposito, e sono comunque già 17 minuti, cioè ragazzi, io per me non riesco a parlare. A questo proposito volevo proprio fare un salto e l'ho spiegato anche nel video che caricherò questa notte. Del perché mi ero un po' allontanata, perché sinceramente stavo vedendo un po' di video di vari canali, poi ogni tanto vedo gli spettegules del tubo e sinceramente vedevo un mondo che quasi non mi apparteneva, un po' falso, soprattutto dei grandi canali che vogliono sempre magari, cioè, mostrare una realtà no, che non esiste, ma che non mi appartiene, è fasulla ed è visibilmente fasulla. La vita non è tutto perfetto, non è avere dietro uno scenario tutto carino, le candeline tutto perfetto, tutto con 3.000 prodotti sempre da mostrare, 3.000, lo shopping sfrenato. E il tutto comunque mi era partito da questo discorso naked, perché ero andata a vedermi le recensioni, perché dicevo, ma sarò l'unica pazza che non mi piace poi così tanto. E i canali grossi che ne parlavano, ovviamente gliel'aveva mandati l'azienda, quindi ho detto, sicuramente c'è l'influenza del non voler rovinare un rapporto di collaborazione con un'azienda grossa. Quindi diciamo che sta piccola delusione della Naked poi ha scaturito un po' un occhio critico verso i video, no? Perché dico, cacchio, però secondo me alla fine valgono quei canali veramente piccoli dove uno si va a comprare, che ne so, la salvietta di 2 euro della Sensor intima e mi dice, guarda, è buona, piuttosto che no, statene lontane. Perché poi i canali grandi tendono un po' ad essere più commerciali. E quindi, nonostante, per dire, io ho fatto collaborazione, si fa per dire una mini collaborazione con Olli in Bio, mi ha mandato i campioncini, però effettivamente
Ho detto quelli che non mi piacevano, ma poi probabilmente loro non mi contatteranno più, che ne so, altre cose mi piacevano e l'ho detto, però io sono un canale piccolissimo, cioè mi hanno mandato dei campioncini ed ero felicissima, comunque come una Pasqua, come se avessi vinto il Ternalotto. Però io posso immaginare se hai a che fare con aziende grosse, alla fine ti arrivano, che ne so, vestiti gratis, i trucchi gratis, cioè parliamo di palette da 50 euro al botto, perché comunque magari chi ha tanti iscritti ha tanta visibilità e quindi le aziende ti contattano. E questo, secondo me, non è sbagliato, di prendere la palla al balzo, diciamo. Per me, c'è di sbagliato, che tanti canali, non sono. Cioè, allora, se mi fosse arrivata gratis, vi dico, Sephora, che ne so, Urban Decay mi ha mandato la palettina, ovviamente io vi dico la mia, però sappiate anche che io ci sto collaborando, quindi vi consiglierei, andate in negozio, testatela, provatela e poi vedete comunque il risultato, no? Concreto, toccando il prodotto. Perché magari comunque la mia idea sarebbe, la mia opinione sarebbe un po' falsata dal fatto che mi è arrivata gratuita. Cioè c'è poco da fare, nel senso non ci ho speso 50 euro, quindi magari mi va anche bene. Comunque, insomma, questo è tutto, niente di che, non ho fatto neanche gli swatch perché sinceramente non ha senso, ce ne sono ovunque. Casomai farò appunto le differenze se compro quella della Makeup Revolution, qualcosa del genere. E niente, ragazze, quindi questo è tutto. Ah, volevo invece dirvi, c'è una cosa super economica, 5 euro, secondo me è da All About Nude. La sto usando praticamente ogni giorno ed è molto valida. Cioè il bianco, cioè polverosa, però neanche tantissimo, il bianco è parecchio polverosa, però voglio dirvi, cioè come pigmentazione, avevo fatto anche, credo in un video haul, adesso vi faccio vedere i colori, vabbè, il marrone ve ne metto uno perché tanto sono uguali, anzi io li mischio insieme, cioè vedete, è pigmentata. Ok, magari cioè il bianco è abbastanza polveroso. Saranno anche polverosi. Però 5 euro di questa palettina, 4 euro e qualcosa, non mi ricordo. Quindi se posso consigliarvi una valida alternativa, se avete qualcuno che vende Essence con dei colori nude, c'è cioè qualcosa di cioè sono un po' perlati, non sono matte. Validissima, il trucco che ho adesso è fatto con quella, mi dura, cioè non ho ritoccato per niente il trucco, quindi è così da stamattina. Perfetto, cioè non niente da dire. Per quello vi dico, cercate un'alternativa più economica. Perché secondo me non è che ci vale tutta sta pena, ecco. Quindi ragazzi, vi mando un bacione, volevo segnalarvi che è da tempo che non lo utilizzavo più. Il rossetto che ho è il pennarello di Kiko. Adesso non so come si chiama, Lasting, no, non me lo sono neanche portato dietro. È proprio un pennarello. Dopodiché si asciuga, è proprio un no transfer. Si asciuga. L'unica cosa, secondo me, dura poco, nel senso che dopo un po' iniziano a scrivere. Questo qua non credo di averlo usato tanto perché scriveva abbastanza bene, ma si asciuga bene e non secca le labbra. Secondo me, ottimo perché, per esempio, cioè, se sono in ufficio, non sto almeno cerco di non stare ogni 2 secondi a ritoccarmi il rossetto. Metti questo la mattina, anche che mangi, rimane fermo là e non mi secca le labbra. Male che vada, vi mettete un filo di lucida labbra o se non lo volete lucido, un po' di burro cacao per amor di dire. Ma io ce l'ho su da un po', non mi ha seccato per niente le labbra e so che è anche un buon inci. Bene, ragazze, comunque sono riuscita a fare 24-25 minuti, quindi non ho risolto niente, ho solo rigirato il video. Un bacione, ciao!